Amici, bentrovati ad una nuova recensione. Questo video è dedicato al Dundanator per ZX Spectrum. Il Dundanator è un'interfaccia che ci permette di espandere e di aumentare le potenzialità del nostro ZX Spectrum. Attenzione, non è una novità, nel senso che interfacce del genere molto simili è da tanto tempo che sono presenti nel mercato. E questo Dundanator MTD è indubbiamente uno dei prodotti più nuovi che possiamo trovare oggi. Nel mio canale trovate la recensione dell'interfaccia by Lotarek, che praticamente è la versione subito successiva a questa, sono praticamente identiche. Ci tengo a fare un veloce paragone fra entrambe le interfacce per magari eventualmente giustificare le motivazioni per le quali vale la pena comprare il Dundanator. L'interfaccia che vedete sulla sinistra è la versione più vecchia della Lotarek, che trovate recensita sul mio canale, ed è quella che sto attualmente utilizzando. Ha dei pro e dei contro, però sono arrivato a un certo punto che mi sono deciso a passare al Dundanator. L'interfaccia di Lotarek è risultata fino a poco tempo fa molto comoda e ben funzionale, però avevo una serie di difetti che mi hanno tra virgolette obbligato a passare a qualche cosa di nuovo e di un po' più moderno. Dunque, come potete vedere, supporta le compact flash che vengono inserite in questo slot. Naturalmente supporta anche le compact flash con adattatore micro SD e funzionano veramente molto bene. Ha un tasto reset per quel che riguarda il sistema operativo e un reset per quel che riguarda invece l'interfaccia. Possiamo naturalmente collegare un joystick standard 9 pin Atari e ha una serie di LED che ci permettono di capire il funzionamento di questa interfaccia. Perché sono passato al Dundanator? Beh, semplicemente per un paio di ragioni piuttosto concrete. Innanzitutto, come potete vedere, è un'interfaccia assemblabile e devo dire che mi sono trovato molte volte a utilizzarla su degli ZX Spectrum che, una volta che sono stati messi nelle mani di qualche non esperto, questa interfaccia con la sua mobilità rendeva un pochino instabile il computer. Infatti bastava semplicemente muovere questa interfaccia o questa interfaccia e il computer, lo ZX Spectrum, si andava a resettare. In più, anche se sembra una cosa da poco, la compact flash è piuttosto scomoda, nel senso che bisogna sempre avere dietro un adattatore, mentre dai computer portatili o dai computer anche fissi, oggi come oggi, le micro SD o le SD sono facilmente supportate. Quindi per chi come me si diverte a caricare soprattutto di homebrew in macchine come lo ZX Spectrum, risultano un pochino scomode, mentre la interfaccia SD è indubbiamente più funzionale. Tirando le somme, come avete ben capito, funziona bene. Infatti non mi ha mai lasciato a piedi, se mi passate il termine. Il Dundanator è indubbiamente qualcosa di un pochino più nuovo e più ricco e sicuramente anche più interessante. Dunque, innanzitutto abbiamo la porta joystick come nella interfaccia di Lotarek, e abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare sia l'Arduino che la porta joystick. Supporta le SD o le micro SD con il suo adattatore fino a 8 GB e devo dire che funzionano veramente molto molto bene. Per concludere, nella parte superiore abbiamo una serie di opzioni piuttosto interessanti. Questo che vedete nominato come set 1 e set 2 sono una serie di pagine dove vengono pre-registrate un'innumerevole quantità di giochi, anche se solo per Spectrum 48K, però ci sono tanti titoli veramente molto interessanti. Il tasto diagnostica ci permette di avere una vera e propria diagnostica per quel che riguarda il nostro computer, quindi della mainboard, della RAM, delle porte joystick, eccetera eccetera. E abbiamo il tasto reset che ci permette, senza l'obbligo di spegnere e riaccendere la macchina, di tornare nel menu principale, e un LED, che qui non si vede ma lo vedremo tra poco, che ci segnala l'attivazione, quindi l'alimentazione della card quando viene accesa la macchina. Infine, cosa assolutamente non trascurabile, anzi a mio opinione piuttosto importante, la solidità dell'interfaccia. Come ben sapete, molto spesso realizziamo degli eventi in cui facciamo provare queste macchine e molto spesso mi è capitato di vedere appunto il mio ZX Spectrum resettato proprio semplicemente perché questa interfaccia veniva toccata. Questa è molto più stabile, molto più resistente, e ad oggi non ho ancora avuto un solo problema di reset. Bene, adesso andiamo a provarla un po' su un ZX Spectrum Plus 2, un 128K. Vi
ricordo che comunque è compatibile con tutti quanti i modelli di Spectrum, e vedremo alcune caratteristiche molto interessanti, primo fra cui un file browser e la possibilità in alcuni casi di avere anche un'anteprima del gioco che stiamo per lanciare. Bene, inseriamo il Dungeonator nella porta di espansione. Diciamo che di negativo ha che la porta joystick è qui sulla sinistra, quindi si va a intrecciare, come potete vedere, con il cavo dell'uscita video, mentre la SD è nella parte destra, e se non avete il cavo di alimentazione un po' spostato da una parte può risultare un po' comodo inserire e disinserire la micro SD. Dimenticavo, tra le altre funzioni disponibili immediatamente dell'interfaccia Dungeonator abbiamo, come potete vedere, la pausa. La pausa semplicemente serve a mettere in pausa il gioco, almeno quei giochi che non prevedono la possibilità di essere messi in pausa. Però attenzione, perché ho rilevato alcune problematiche con alcuni giochi che non sono poi dopo ripartiti. Comunque diciamo che non è un'opzione che si utilizza molto spesso. Bene, all'accensione del Dungeonator noi ci troveremo di fronte a questa interfaccia. Come accennato prima, noi abbiamo due set di giochi divisi in due pagine. Questo è il set 1. E questo è il set 2. Potete lanciare il test anche dall'interfaccia e potete navigare tranquillamente con il joystick tra un gioco e l'altro. Una cosa molto importante: nella vecchia interfaccia di Lotarek non era possibile utilizzare il joystick, ma dovevate utilizzare i tasti cursore per navigare da un menu all'altro. I file che vengono supportati sono i file ZX80 e i punto tape, quindi i più conosciuti. Come accennato poco fa, nel momento in cui viene acceso il Dungeonator, noi abbiamo queste due set di giochi, e per utilizzare la micro SD dovremo utilizzare il LANVAR Multipli, che è un'interfaccia, un file explorer che ci permette di andare a navigare sulla nostra micro SD. Ecco, qui siamo all'interno del menu della micro SD. Ora cerco di zoomare un po'. L'utilizzo del file explorer è veramente molto intuitivo. Una volta che dentro la nostra micro SD o SD abbiamo inserito delle cartelle, perché supporta anche le sottocartelle, possiamo inserire tutti quanti i giochi che vogliamo. Qui, come potete vedere, ho realizzato due cartelle, una temp dove ci sono dei giochi che devo ancora testare, mentre un altro ho fatto una raccolta di giochi che supportano il 128 Plus come macchina. In qualsiasi momento, se vogliamo tornare al menu principale, basta tornare in Den Menu e siamo di nuovo al nostro menu del Dungeonator con le nostre varie interfacce. Ma torniamo al nostro File Explorer. Allora, in alcuni casi l'interfaccia, in base al gioco, riesce a caricare un'anteprima di quello che ci aspetta. Questa cosa la ritrovo semplicemente fantastica. Come possiamo vedere, abbiamo una serie di informazioni, quindi cassette game, il tipo del file, il punto tape, il nome del programma ACE2, e sotto abbiamo l'anteprima. Come potete vedere, in questo caso le informazioni sono veramente molto interessanti. Qui addirittura ci viene segnalato come ci troviamo di fronte a un gioco che supporta il 128 Plus 2, quindi un gioco per 128K. E a questo punto direi di proseguire provando un gioco e vedere un po' come si comporta, soprattutto a livelli di caricamento. Bene, a questo punto cominciamo con il testare qualche gioco. Comincio con un gioco che adoro, che è Escape from Dragon's Lair Castle. Come potete vedere, la velocità di caricamento è eccezionale, praticamente quasi immediata, anche se nella interfaccia di Lotarek assolutamente la velocità era identica. Dunque qui possiamo selezionare il joystick Hamstone e cominciamo.
basta che alla lunga i gameplay diventano noiosi. Infatti, a questo punto non c'è bisogno di spegnere e riaccendere il computer, ma basta premere il tasto reset e veniamo ricatapultati nel file explorer. Bene, visto che sono estremamente innamorato soprattutto del mondo homebrew dello ZX Spectrum, andiamo con un paio di giochi veramente nuovi. Direi Castlevania. Qui hanno fatto un gioco, ragazzi, che è semplicemente straordinario. Come potete vedere, la velocità di caricamento è eccezionale e la fluidità del gioco, beh, assolutamente non si può dire nulla. Questo gioco ha una colonna sonora incredibile e comunque è veramente fatto bene. Vi consiglio, se avete una ZX Spectrum, di provarlo assolutamente. Ok, passiamo a un altro titolo. Voglio farvi vedere un altro piccolo capolavoro, un piccolo gioiello. Mighty Final Fight. Possiamo godere di questi giochi solo grazie delle interfacce come queste. Ok, voglio concludere con un piccolo gioiellino uscito da poco che si chiama Ooz. Thank you.
Ok, selezioniamo interfaccia Campstone per poter utilizzare il nostro joystick e zero per giocare. Grande colonna sonora. UZ è un rompicapo uscito da poco, l'ho trovato disponibile sia per ZX Spectrum, Commodore 64 e anche Amiga, se mi ricordo bene, sì, Amiga. Vabbè, ciao. Sono giunto quindi alla conclusione anche di questo video. Il Dandanator è un'interfaccia che assolutamente consiglio, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, io l'ho pagata 45 euro più spese di spedizione, quindi estremamente accessibile un po' a tutti. La potete trovare ovunque, con Google fate una ricerca e vedrete che troverete vari siti che la possono vendere, tra cui anche appunto eBay, e un po' di tempo fa la trovai anche addirittura su Amazon. È un'interfaccia facile da utilizzare, con molte possibilità, con molte potenzialità, soprattutto per chi come me è estremamente affascinato e interessato al mondo homebrew che gravita attorno allo ZX Spectrum. Naturalmente senza togliere nulla a tutti quanti i nostalgici che hanno voglia di caricare e giocare in maniera veloce e funzionale tutti quanti i grandi titoli per questa macchina. Sono giunto quindi definitivamente alla conclusione di questo video, ne approfitto come sempre per salutarvi, per ringraziarvi e darvi appuntamento ad una prossima recensione. Ciao a tutti!